cioè l'occasione di fare un'esperienza così importante con la musica che li ha aiutati ad acquisire un equilibrio mentale e un modo di porsi ad affrontare i problemi sia scolastici che della vita, che gli dà un maggiore equilibrio rispetto ai loro coetanei. Questa è una grandissima esperienza che li sta formando e li farà formare. Guardate, io vedo, osservo, i ragazzi che fanno lo strumento musicale sono diversi, ma non tanto perché sono diversi, perché sono migliori, ma perché di fatto questa esperienza li sta formando e li sta aiutando ancora di più a diventare persone adulte, equilibrate. Per questo ci tenevo a sottolinearlo e veramente ci tenevo a complimentarmi con loro, perché veramente hanno dato prova di oltre che di senso di sacrificio, anche di capacità di assumersi le loro responsabilità. Quest'anno hanno partecipato a una serie di attività, come voi sapete, per Natale si sono esibiti nelle varie chiese, hanno dato prova del loro lavoro, abbiamo partecipato a un grande concorso Euterpe ad Agrigento, dove ragazzi, vi devo dire che con orgoglio hanno rappresentato degnamente la nostra scuola, dei nostri alunni, si è distinto ulteriormente per la sua bravura, che chiaramente, ed è giusto che si dica, non è solo il frutto del sacrificio che ha fatto nella nostra scuola, ma è anche frutto di un suo sacrificio personale che va con me. Alla quinta rassegna nazionale Euterpe, Mediterraneo di musica, ad Emanuele Misurata, pianoforte, Cristi Rivera, Agrigento, 9 maggio 2009. L'attestato. Bravo Emanuele, tieni l'attestato, ma fotografia, che ci facciamo la foto di ricordo. Bravo, continua così.